Da oltre 70 anni Bindi porta la qualità della pasticceria made in Italy sulle tavole di tutto il mondo. Bindi Dolci e Caffè in Viale della Liberazione 1 a San Giuliano Milanese. C come confronto, A come auto, R come restauri, W come wow, A come amore, R come racconti e S come storia. Tutto questo è Car Wars e sta per iniziare una nuova puntata, una nuova sfida che metterà di fronte, come sempre, tre vetture e i loro proprietari. Ognuno di loro dovrà valutare l'importanza storica, la presentazione, la carrozzeria, gli interni ed il test drive delle auto in sfida e avrà a disposizione un punteggio da 0 a 100. Ma non è finita qui. A disposizione del giudice un bonus di 50 punti che verrà assegnato alla meccanica migliore. Ma andiamo con ordine. Innanzitutto diamo il via ai lavori per la preparazione del campo. Campo di battaglia. Tutto è pronto per accogliere le auto in sfida e i loro appassionati proprietari. Andiamo a conoscere i protagonisti della sesta puntata di Car Wars. Mi chiamo Paolo, sono il felice possessore di questa Morgan 4-4 dell'88. L'ho acquistata dopo tante peripezie nel 2009. Mi ha spinto la passione per le vetture storiche e in particolar modo quelle inglesi. È una macchina che dà delle sensazioni eccezionali. È come guidare in un tornado aggrappati ad un volante. Sono Domenico Semprini, sono il proprietario di questa 1002. L'ho trovata un rottame, ci ho messo 4 anni a rimetterla assieme e adesso la uso spesso. Sono andato in Grecia, ho fatto parecchi chilometri con questa macchina e oggi sono qua, vediamo cosa succede. Ciao, sono Marco, sono il possessore della Pontiac Grand Prix del 76, ce ne sono solo due in Italia che io sappia. L'ho acquistata una decina d'anni fa da un amico. Era un ottimo conservato, però la passione era tanta, quindi mi sono messo un pezzo alla volta e alla fine in quasi 3 anni ho fatto un restauro completo. Quindi la conosco a memoria, è nata sotto le mie mani praticamente. E vincerò perché è la passione che mi guida. Vincerò perché la macchina è più bella. E vincerò perché è perfetta. So cosa ho fatto, so che ho curato ogni minimo dettaglio, quindi sicuramente sarò il vincitore. È severo, imparziale, incorruttibile e assolutamente preparato. Ladies and gentlemen, ecco a voi il giudice di Car Wars. Ragazzi, buongiorno. Buongiorno. Come vuole il rito, benvenuti a Car Wars. Vi tocca una responsabilità oggi, siamo alla sesta del primo girone. Oggi si chiude, oggi popoliamo la classifica, diventiamo 18 con oggi. Poi cosa succederà al prossimo non lo so, ma voi chiuderete questa. Domenico, ciao. Ciao. Benvenuto. Grazie, grazie. Mi hai portato? Ti ho portato una Fiat 1002 Cabriolet del 58. Del 58, te la stai tirando? Sei contento? Ma sì, sì. È la tua bambolina? Sì. Perché ci ho messo troppo a tirarla così. Poi mi hai detto prima che hai portato a spasso le suore, questa ce la devi raccontare. Questa poi se volete vi faccio vedere anche le foto, cioè, perché al caffè ho anche le foto. Al caffè mi hai detto ho portato a spasso una suora, sì, per un'ora. Sì, la madre superiore. Non dirmi che le hai toccato la gamba, eh. No. Perché lei benediva e tu? No, lei benediva e basta. Mi raccomando, va bravo, che la faccia da monellino. Paolo, Morgan. Morgan 4-4, 1988. Si dice Henry Frederick Stanley Morgan. La prima quattro ruote? La prima quattro ruote, sì. 1936. Peccato che non hai quella del 36, altrimenti avevi già vinto Car Wars. Certamente. La tua è un 88? È un 88, quindi Cowled Radiator, 1006, una macchina conservata. Basta, non la devi vendere, è una 4-4, la prima Morgan quattro ruote, avrai modo di parlarne tra poco. Certamente. Non ti ho bloccato, ma perché siamo curiosi, ma lo saremo nel corso della puntata. Ok. È arrivato Marco,
meno male che c'è una macchina Yankee ad ogni puntata. Meno male che sei venuto tu. Con tutta la sua bellezza. Con tutta la sua bellezza. Te la sei fatta da solo? Sì. Quasi 3 anni di duro lavoro, alla sera, dopo il lavoro, e non sono un meccanico. Quindi... E il premio è vincere Car Wars, chiaramente. Caspita, basta guardarla per capire che devo vincere. Quel taglio di macchine mi fa impazzire. In America hanno il coraggio di chiamarle sleepers, le dormiglione, ma sì. Questa non è tanto dormigliona. La vediamo dopo quando la si vediamo accende. Dopo. Motore vuoto, 350, l'hai fatta nuova. Sono pronto a girartela sotto sopra. Va bene, sono pronto per l'esame. Per punirti o per premiarti. Infatti. Bene, buona gara ragazzi. Grazie. Il bistro Bindi rappresenta un punto d'incontro dove coccolarsi e gustare il meglio della tradizione dolciaria italiana in un'atmosfera elegante e rilassata. Dalla prima colazione alla pausa pranzo, dalla merenda all'aperitivo, il bistro Bindi è unico nel suo genere, con torte, monoporzioni, American style, gelati in vaschetta, da passeggio, semifreddi, biscotti, cioccolato, pralineria, creme spalmabili, caffè e infusi, pasta, riso, cereali, conserve, snack salati e vini. Da oltre 70 anni Bindi porta la qualità della pasticceria made in Italy sulle tavole di tutto il mondo. Bindi Dolci e Caffè in Viale della Liberazione 1 a San Giuliano Milanese. Proprietario della Fiat 1200 TV trasformabile parcheggiata in seconda fila da Bindi è urgentemente desiderato da Car Wars. Nell'attesa ripercorriamo il passato dell'affascinante Spider italiana. La nuova berlina tipo 103 nasceva nel 1953 con motore 1100, rappresentando una svolta moderna alla produzione Fiat. Arrivò presto l'anno 1955 con la TV trasformabile, acronimo di Turismo Veloce. La sua linea bella definita troppo moderna fu un ostacolo per la sua diffusione commerciale, fino a quando nel 1958 fu equipaggiata dal motore 1200. È del 1958 la TV trasformabile di Domenico, oggi in gara Car Wars, ed è pronta a sfoggiare orgogliosamente le sue belle linee di rosso vestite. La domanda non può mancare, e allora chiediamocelo, riuscirà Domenico a spuntarla sul fascino inglese della Morgan e le generose dimensioni della super americana in gara? Domenico? Sì. Abbiamo il rito del numero. Bene. Numero 16. Numero 16. Dai, attaccati il numero. Te l'ho già staccato io. Attaccalo dove più ti piace, che Maurizio vuole vedere. Io lo metterei qua. Guarda come sta bene qua. Guarda come sta bene. Bel numero di gara numero 16. Guarda che bel numero di gara che hai. Guardalo. Vai. Allora, l'abbiamo introdotta poco fa, è una 58, sì. È una 1200 trasformabile. Trasformabile. Qualcuno, di solito le chiamano Cabrio, invece questa si chiama trasformabile. Spider, chiamano in tutti i modi. Non ha il motore gran luce nonostante sia del 58, no, perché era dedicato alla berlina. Era dedicato alla berlina, sì. Però è una TV, quindi turismo veloce. È una deriva dal turismo veloce. Benissimo. Allora, io l'ho trovata rottame, ma vero rottame, che era di una collezione di un conte nell'Oltrepò. Purtroppo sono arrivato tardi perché tutta la collezione l'avevano già venduta. Quelle belle le avevano vendute e c'era rimasto questo catorcio. Ero con la moglie, cosa facciamo? L'abbiamo presa, ci abbiamo messo 3 anni, l'abbiamo portata tutta alla miera. Cioè tua moglie ha detto di sì al catorcio? Mia moglie ha detto di sì al catorcio. Ma tua moglie la devi risposare, tua perché, moglie? Io la mia che quando vede un punto di ruggine comincia a dire ma a te ti piacciono solo i rottami? Sì! Se ti dico come si chiama di cognome, Pistoni. Allora l'hai sposata, l'hai sposata per quello. Capisci? Non solo perché era una bella tusa, ma anche perché si chiama Pistoni. Capisci? Niente, l'ho tirata tutta, poi passata al carrozziere, perché ovviamente c'erano dei pezzi che erano da rifare perché erano marci, l'ha rifatta tutta, ho fatto fare la vernice alla Leclerc apposta per lei,
che è una vernice, il colore è quello che usavano nel 58. Quindi era in gamma Fiat. Quindi è il suo 58. Colore, è il suo primo colore. Poteva essere il suo primo colore. Poteva essere, non sei così sicuro. No, anche perché aveva su tre colori questa macchina. Per ragazzi, noi dovete essere duri, perché Semprini è un avversario tosto. Lui fa così, fa il dimesso. È vero, però è una macchina che è veramente però con martella. Sì. È un'auto da intenditori, però. Sì. Io non l'avevo mai vista. E neanche io. Infatti io, quando ho visto che modello era, sono andato un po' in internet a guardare, perché ho detto boh. Allora, vediamo un po' come te l'ha verniciata il carrozziere, eh? Che dicono tutti che sono bravi, bravi, bravi. 78. È bella, ma è un pelino bassa, però è bella, eh? Guarda, quanto tempo fa l'hai fatta? Ormai sono 4 anni. Qui c'è il cofanino che ogni tanto... Chi è che... Hai dimenticato le chiavi dentro quando hai chiuso il cofano o è il tuo cofano che tocca? Pistolate, no, eh? Ma sai che io devo trovare le pistolate? Sei qua apposta. Io sono qua apposta. Sei qua apposta. Fammela misurare anche dietro, fammi vedere. Il colore è assolutamente bello da vedere. Paura, avete paura di fare della vernice o no? Siete tranquilli. Ma non ho capito cos'è. Cos'è che fa la vernice? È un micrometro, probabilmente misura lo spessore della vernice, ma lo usano il carrozziere, quelli che lucidano, eccetera, per non esagerare quando mettono le mani sulla vernice. Ma gli dici che sa usarlo? Ma non lo so. Magari è una roba per fare il figo. No? Ah. È talmente bello che non mi sembra neanche del 58, dietro è 44, abbiamo veramente la macchina, quando è così basso vuol dire che c'è poco stucco. Non ce n'è. Non ce n'è perché l'ho seguita. Quando c'è 78 e 50 vuol dire che è andata alla miera. Guarda, nelle giunture, che non ho detto che non volevo lo stucco, ci ha messo lo stagno. Guarda qua, non... 44 gatti in fila per 3 con questo di 2. Lui ha sempre lo stesso. Adesso numero. C'ho il micrometro, misuriamo la temperatura dell'esposimetro e fa scena. Spara dei numeri a caso. Sì, mi è sembrato all'autogrill quando ha preso il il regalo. Un micrometro. Sì. Immagino che di ricambi qua non ce ne siano, per cui hai dovuto fare miracoli con quello che hai trovato. Questo ce n'era metà, era in zama, ce n'era metà, ho dovuto fare la fusione, questo adesso è in ottone. Prima targa? No, questa l'hai rifatta con l'Y. Perché aveva la targa arancione. Sì, infatti stavo guardando, hai tramutato in nero la targa arancione perché adesso c'è questa possibilità di divertirsi a fare la targa quadrata. Sì. Non tutti sono d'accordo, ma no, piace. No, ma infatti... Però è bello vedere. È così, insomma. No, ho detto prima targa perché non avevo visto l'Y. Invece Y, quindi era la doppia targa col Milano arancione. È vero, perché era prima immatricolazione, è stata immatricolata a Varese. Poi allora l'hanno portata a Milano e gli hanno cambiato targa e libretto. Poi la targa originale è una cosa che l'appassionato apprezza. Qua quanti ce ne sono le targhe originali? La mia lo è stata nella seconda immatricolazione perché ha cambiato provincia nel 94, mi sembra. La sua è la immatricolazione americana. Cioè però ce l'ho anche le targhe originali. E dove li metti? Dove ce l'hai? In cucina. Bravo Spina. Vuoi mettere questa in cucina? Dai, questa è la marca. Qui devi tenerti le rughe del tempo. Qui devi tenerti tutto. Ti devi tenere le rughine del tempo, però stanno bene, dai. Sono cose che lasciano un po' di sapore. Con 50 anni e più della macchina. Mi piace che il paraurti non abbia una scheggia, non abbia un segno, non ha nulla. Bellissimo il lavoro del cerchio. Io sono veramente rompiscatole per le ruote. Guarda qui. Che quei finti raggi li ho trovati in America. Erano i suoi? I suoi, perché queste macchine andavano... In America, qua ne vendevano poche, me ne vendevano di più di là. Guarda, intravedere il tamburo smontato e verniciato, il cerchio che è liscio come quella macchina e la calottina nuova solo per le ruote prendi 100 punti per quanto mi riguarda. Questi sono dettagli, bellissima sotto il passo ruota, macchina sana da morire. Io direi che la carrozzeria mi piace un sacco. Un cruscotto di ricambio del Beta Monte Carlo sulla mensola del soggiorno. E mia moglie, insomma, ha detto che... Sarà contenta? Sì. Io l'ho fatta passare perché è rivestita in uno sky rosso e anche i ripiani sono rossi, allora ho detto che è una cosa che è in tono. Momentanea? Sì, no, poi in tono. E quindi sta bene, ci fa fare da prestigio all'ambiente. Allora, qui sicuramente non aveva il vimpelle, no? Quando la sua c'era sul vimpelle. Sì? Sì. Nasceva con questo? Nasceva col vimpelle, però mi ero informato e c'era gente che, siccome erano fuori serie,
potevi farla fare come volevi. Ah, chiedevi, ok, c'era la libertà, Fiat, c'era tu libertà. Chiedevi alla Fiat, dicevi io la voglio con la pelle, e allora li ho fatti in pelle. Mi piacciono anche questi, ecco, rialzi questo, dei sedili. Questo era così, la differenza. Sì, sì, era bello, proprio perché nasceva con un'indole sportiva, era avanti questa macchina nel 58, sì, come linea, come tutto. Era molto americana, insomma, questa. È molto americaneggiante, molto assolutamente. Americana. Hai fatto il copricapote, hai fatto tutte, tutto quello che bellissimo c'è. Il fatto che tu abbia fatto i pannelli imbottiti, ma hai tenuto le sue belle vitine. Tutto quello che... Ormai c'è qualcuno che fa il pannello e mette il bottone dietro, ma la vita è la sala sta. È così. Funziona tutto, le maniglie sono dei tempi. L'unica cosa che è molto bella, è pulita, è ordinata, ma mi piace poco, è la moquette. Non c'erano i tappeti in gomma. C'era la moquette? No, probabilmente c'erano fondi nudi, in quegli anni. C'erano i tappeti, però non li fa nessuno per questa macchina. Guarda, io qualche foto d'archivio mi dice che anche il tunnel era verniciato, no? Ce n'è qualcuna che aveva anche il tunnel verniciato? No. Lo hanno fatto? Io no. Perché ho fatto una ricerca, poi chiaramente... Quelle che usavano per correre. Avevano il tunnel scoperto. Toglievano tutto e allora c'era. Però questa moquette che fa un ordine, una pulizia incredibile, un grande lavoro all'atto del restauro, su una macchina del 58, questa mochettina bordata... Ci vorrebbe la gomma, ma non le fa nessuno. Comunque... Tutto lì. Il cruscotto è davvero in ordine, qua sono tutti i suoi pezzi. Giusto. E come per la serratura mi piace notare sono bellissimi. Ho cercato di tenere tutto quello che era possibile. Belli anche questi interruttori a leva, ma che belli erano. Accendere le cose e sentire clac, che meraviglia era. Ma non mi piace, quindi non mi piace la prima. Non è bella. Vedi che la signora però. No? Vediamo il vero. È più bella la terza, eh? È più elegante. No, la seconda è ancora seconda più vera. Signora, lei ha buon gusto. Vabbè, è passabile. Lavoro nelle macchine da una vita, ho sempre venduto automobili. Allora lei è una persona competente. Io ho un maggiolino che ha 50. Quanti anni ha? 52 anni, un maggiolino. Ce lo deve portare allora. Dopo la facciamo parlare con quello voluto con Giubino Bianco. E lui. Le sciurvalli. Sciurvalli. Vuoi vedere il sedile che gira? Dai, sì, quello della sciura, che bello è, ma non possiamo dimenticarlo. Scusami, Pasqua, ti sono passato davanti, ma questa è una roba veramente americana. Questa è solo americana. Altrimenti ti vedevano le mutandine della tua signora, capito? Invece lei si gira il sedile, scende. Sarà stata contenta la suora di domenica scorsa? Non se ne accorgo, no, non l'ho fatta scendere. Ma lei c'ha il gonnellone, dai. Ma figura. Bene, salutiamo anche la suora che ha fatto un giro su questa bellissima macchina. Il sedile che gira, ragazzi, fa un sesso. Qual è il sedile che gira? È il sedile che gira per fare scendere. Deve girare verso di te. Sì, tu la devi poter orientare verso di te. Contro la marcia. No, così non può fuggire. Senti, è bella pulita, mi piace tutto, quando vedo la sua bella bobina, le sue puntine che nessuno tenta di mettere nell'accensione elettronica. Per farla andare bene, abbiamo guai nei fili, le viti d'epoca, tutto al suo posto. Mi piace vedere poco le batterie marchiate, io queste qua d'epoca le farei tutte nere, anche se la compro Bosch, Marelli, come cavolo vuoi la pulirei, non è una bella roba. Non c'era il nastrino qua, ma io mi inventerei qualcosa di più segreto, dai, quel nastrino lì. Mi piace poco anche vedere lo stacca batteria, anche se effettivamente è utile, per cui quando le parcheggiamo è così. Abbiamo il rubinetto del riscaldamento, non l'hanno tolto, di solito mettono un tappo, no? Perché non funziona più, mettiamo il tappo e tiriamo ancora via. Invece abbiamo il suo. E qui parliamo di guaine che si muovono, Qui quando spostiamo e accendiamo il riscaldamento parliamo di guaine che si muovono. Bello tutto, bello il manicottone d'epoca, belle le fascette, bellissimo il bulbo, al mercurio per la temperatura dell'acqua. Pulita, non perde olio, mi sembra di vedere per adesso ancora no. Fantastico vedere lo sterzo in questa posizione. La scatola dello sterzo. Erano più bravi una volta, quando non c'era spazio, con il ferro, con gli snodi, con le testine, si inventavano tutto. E guarda dove hanno messo lo sterzo, capito? Tutto. Ma tu hai pulito tutto il vano motore interno perfettamente? Certo. Il mio era già pulito. La sua anche era dal Nebraska. Dal Nebraska pulita. Già netta, perché in Nebraska le robe. Era imballata. Te le vendono? No, spuntandola ho trovato dentro i cadaveri. Sì.
di cavallette giganti. Vabbè, ma nelle Nebraska sono le cavallette così. Non lo so. Le portano il guinzaglio. C'erano delle, una libellula imbalsamata sì, che era lunga così, non so. Impiantata nel radiatore. Nebraska. Nebraska, ho visto dei documentari su Discovery, ci sono delle robe. Sì, e... Giuda. Prima di andare ad alzarla, tiriamo via queste belle cuffiettine, perché abbiamo perso il frontale, che è la cosa più bella. Questa macchina mi fai dire che è più bella davanti che dietro? È graziosa, dietro ma sto musino qui è la fine del mondo. Sì. E qui mi porta veramente una macchina americana degli anni... Loro erano più tra il 45 e il 50. Beh, con queste facce anche qua. Anche quei fregi lì. Ma no, ma questo cose, fregio, questo marchio Fiat con l'aeroplanino. Sono cose che è la fine del mondo. Noi. Però la cosa bellissima, e queste sono cose che fanno salire per forza la febbre e il punteggio in classifica, abbiamo persino i fari supplementari originali. Sì, sì, sì. Qui sei stato fortunato quando hai trovato il rottame. O li hai trovati dopo? No, questi li ho trovati dopo. Bellissimi. No, il rottame era abbastanza... Belli, complimenti, complimenti, complimenti. Io non voglio dire, però il Semprini, quando è arrivato, sono arrivato via col camper e sono arrivato un po' presto, il Semprini era già qua, e c'era una cassetta di frutta. Ah, la vendeva? Due polli. No, l'ha messa nel cassoncino del bar, cioè i polli, la frutta, le uova. Ah, da mangiare? Gliel'ha messa dietro. Sì, dentro nel camper. Beh, così semplice. Io mi avevo portato due pezzi da 50. Ma avessi saputo. Ma li mangia, ma li mangia, ma li soldi, no, mangia. Non ci avete niente? Devo prendere qualcosa. Vado a comprare una torta dentro. Che tu vuoi dire che era per quello allora? Aveva messo dentro il cassoncino, poi sono fatti così. Ecco perché infatti all'inizio sono salutati in maniera un po' strana. Sì. Tanto amichevole. Ti do le chiavi, Poi si quindi fa, ma farei mica vincere quello del Nebraska, mi fa una figura. Ma dopo la e quell'altro, lì col fighetto coi guantini, col cavolo. Con la macchina con la cinghia. Con la cinghia nei pantaloni, ma sono male. Ma dove dovete andare? Ho dimenticato a casa il lettino per andare sotto, ma guarda che cos'ho di riserva, eh? Guarda che bella bandiera americana che mi ha portato il mio JP, così non mi sporco neanche il giubbottino bianco. Ma pensa a te. E allora stende la bandiera americana, non ci credo. Cioè. Domenico, complimenti. Non perde? Complimenti, ma a parte le perdite che qualche goccia, chi se ne frega della goccia. Stai attento qua alla targa. Chi se ne frega della goccia, l'avete fatta tutta. Tutta, c'è persino il telaio, siete andati a grattare, a rifare anche il telaio. Non c'è un supporto vecchio, guarda qua, la coppa non ha un segno, molle, ammortizzatori, testine, tamburi, tutto. È stato fatto l'avete tutto. Svitata tutta, eh? Senti, bella da morire, bellissimo anche il pianale sotto, non ha l'ombra di un punto di ruggine. No. Adesso mandiamo Pasquale magari là nella parte della carrozzeria dove corrono le linee, i tubi, l'albero, guarda che meraviglia. Una favola, Domenico, una favola. Se c'è ruggine vado subito dal carrozziere a un piacere a vederlo. Giocare, eh? Senti, sei geloso? Possiamo guidartela per fare il giro dell'isolato oppure... Sì, perché sì. Sai che... No. Allora, il test su strada è un altro voto. Chi non fa provare la macchina un po' se la piglia in quel posto, perché insomma no, se non me la fai sentire... Dai, non è che andiamo in pista a fare i numeri. Andiamo a fare due traversi qua alla prima rotonda. Allora no. Dai, bene, prova su strada, tutti al volante. Frizione lunga, stacca bene. Macchina difficile da regolare per chi non ha la mano. Leva lunga, volante troppo grosso. Sono abituato a un volante grosso perché ho un Brooklyn, però questo è veramente un po' troppo grosso. Beh, è la classica macchina degli anni 50, col cruscotto in tinta con la carrozzeria, molto bella, molto fine. Logicamente le dimensioni sono quelle che sono. Diciamo che è una di quelle macchine con cui mi metterei le belle braghe bianche del Schurparon e andrei a provarci con qualche mondina delle mie risaie, ecco. Questo colore metallizzato, che è originale, all'epoca doveva essere un qualcosa di fantascientifico. Ricordo le vetture di allora, frenata lunga. È una bella macchina. Le vette non sono intuitive, bisogna staccare le mani dal volante.
è abbastanza carina. Poi con questo parabrezza panoramico, ecco, diciamo che c'è il vantaggio di avere una visibilità molto ampia, perché il montante è sottile, è rivolto all'indietro in questo stile americaneggiante che andava tanto di moda allora. Le prestazioni sono quelle che sono, il motore è abbastanza brillante, però bisogna tener conto che è sempre un 1200 di allora. Mai salito su un'auto del genere. Piccolina, con la cappotta abbassata è uno spettacolo, però con la cappotta chiusa penso che soffrirei di claustrofobia. Però guarda, dopo 2 secondi ci ho già preso un po' la mano. Frenare, freni il tamburo, vabbè, però dai, vanno bene. Il volante ricorda molto la mia, mi piace molto. Certo però che sta macchina qua ha quasi 30 anni più di me. È bella, è piacevole da guidare comunque. Però non è il mio genere. Non penso che prenderei mai una macchina del genere, però visto che non sapevo neanche che macchina fosse prima di oggi, diciamo che è apprezzabile. Evitiamo le buche, che sennò Domenico si lamenta. Ma guarda che topolina che mi ha portato il mio amico Domenico, Queste erano Fiat, Questo era un marchio che aveva voglia di farsi vedere allora, no? Non si è perso, non è vero che si è persa la Fiat, però sicuramente come tutti i marchi ha perso un po' di anima col tempo che è passato. In questi anni si esprimeva al massimo. Forse è una macchina che non comprerei, non rientra nelle mie corde, ma è davvero un amore, a lui gli sta benissimo. Meccanicamente è perfetta. La guida è meravigliosa, non ha un pelo di gioco di sterzo in più di quello che poteva avere nel 58. Abbiamo il pedale dei freni assolutamente che risponde, non abbiamo giochi, non abbiamo quella prolunga a vuoto che dà fastidio nelle macchine d'epoca. È chiaro, non era una macchina pretenziosa, nasceva con un'indole sportiva, una linea americaneggiante, ma non aveva poco più di 50 cavalli, ha specificato 63 prima Domenico, nasceva con 50 il motore precedente, ereditato dalla 1100, diventati 63 nella 1200. Ma la guida è fantastica, come tutte le macchine col carburatorino di allora, la leggerezza di guida ti fa pensare che di cavalli ce ne siano di più. Dopo l'accurata ispezione ed il test drive della Fiat 1200 TV trasformabile, gli sfidanti di Domenico ed il giudice hanno tutti gli elementi per votare. All'importanza storica a questa macchina ho dato 60, perché è sicuramente ricercata e da intenditori, però io prima di oggi non la conoscevo, cioè sinceramente non l'avevo mai neanche vista. Quindi mi sono messo un po' poco più della metà. Alla presentazione ho dato 60. Ho dato 60 perché è stata presentata bene, ma in confronto alle altre, diciamo, è una presentazione media. Non ho notato particolari, diciamo, dettagli che secondo me vanno a dare un punteggio maggiore a questo tipo di presentazione. Agli interni gli ho dato 70, perché comunque quando ci si siede al volante si apprezza quanto siano stati curati. Le finiture sono belle, la macchina è molto curata. Al test drive ho dato 70. È una votazione, diciamo, un po' particolare, perché io l'ho trovata simile alla Morgan, a parte il cambio, che ha una corsa completamente diversa e una frizione lunga. È una vettura da passeggio, leziosa, carina, che si guida come si guidava in quegli anni normalmente, ecco, ritengo sia un voto che si merita. Il Bistro Bindi rappresenta un punto d'incontro dove coccolarsi e gustare il meglio della tradizione dolciaria italiana in un'atmosfera elegante e rilassata. Dalla prima colazione alla pausa pranzo, dalla merenda all'aperitivo, il Bistro Bindi è unico nel suo genere, con torte, monoporzioni, American style, gelati in vaschetta, da passeggio, semifreddi, biscotti, cioccolato, pralineria, creme spalmabili, caffè e infusi, pasta, riso, cereali, conserve, snack salati e vini. Da oltre 70 anni Bindi porta la qualità della
della pasticceria Made in Italy sulle tavole di tutto il mondo. Bindi Dolci e Caffè in Viale della Liberazione 1 a San Giuliano Milanese. Sotto esame è la Morgan. Per chi ancora non la conoscesse, ecco la sua storia. L'amico Paolo lo abbiamo definito l'infiltrato di Car Wars, perché l'anno di nascita della sua Morgan corrisponde al 1988 e questo girone non gli apparteneva, ma parliamo di una Morgan 4 quarti che affonda le sue radici nel 1936. Abbiamo fatto una piccola media e per questo motivo deciso che aveva il diritto di stare con noi. È affascinante, il suo British Green ondeggia sulle sue linee storiche armoniose, al punto da nascondere il cuore giovane marchiato Ford. Ma chiediamocelo, visto che è l'ultima del primo girone di Car Wars, prima della finalissima, Paolo e la sua Morgan saranno gli aventi diritti al dolce della Bindi? Manamana. Galleggia? Altro che, è fatta apposta, però ci sono dei tappi sul fondo che se li togli esce l'acqua che è entrata dentro, ma entra anche l'acqua da sotto. Ma non è una battuta, le Morgan hanno il telaio di legno. Sì, hanno il telaio di legno, in realtà non è proprio il telaio. Non è proprio il telaio. Assolutamente. Sfatiamo questa cosa, è una costruzione. Forse neanche i carri del carro di Cugno del Settecento. Però è bello vedere la fabbrica, la costruzione, insomma tutto certamente. Quello che è la filosofia Morgan. Certamente. Ricordiamo che la 4x4 è la prima Morgan a quattro ruote. È la prima Morgan a quattro ruote perché Morgan si rendono conto che le tre ruote cominciano a non vendere più come un tempo, perché una legge che favoriva le tre ruote come motociclo dava delle agevolazioni fiscali sta ormai... Poi c'è una fantasia metropolitana che non ho trovato sui libri ma che mi piace raccontare, che è un bel momento quando è passato dalle tre alle quattro ruote, lui dice: senti, ma io sono Henry, Frederick, Stanley, Morgan, sono quattro nomi, metto quattro ruote. Non si sa se è una battuta o qualche cosa, però questo è. Senti, devi mettere il numero, lo sai? Ok, mettiamo il numero. Te lo apro io, sei il numero 17 di Car Wars. Sicuramente mi porterà fortuna. Sì, dai, ti porta fortuna di sicuro. Vai, attaccalo dove ti piace. Ustia, numero 17. Porta sfiga. Tuo 17. Senti, Paolo, questo tripudio di bellezza è chiaro. È anche un fardello pesante, perché lei si porta dietro nel 1988 e fino a che non lo hanno fatta, il fardello storico, no? Questo 1936 che è l'anno del suo esordio e questo click delle quattro ruote. Tu perché l'hai comprata? Ma io ho sempre avuto la passione delle auto storiche, non sapevo bene dove orientarmi. A un certo punto mi sono reso conto che le vetture inglesi erano quelle che attiravano di più la mia attenzione e suscitavano più in me la passione. Dopo alcuni marchi mi sono orientato verso Morgan perché alla fine era l'ultima auto sportiva realmente tradizionale inglese, costruita interamente a mano. Sì, dai, poi sono bravissimi a fare questi duettini qua, questi two-seater, come li chiamano loro. Sì, two-seater, open two-seater. Open two-seater è la fine del mondo. Senti, è la prima vernice? Questa è prima vernice, sì. Quindi Brunswick Green, che è uno dei cinque colori di serie, fino a quell'anno, fino al 1987, quando è stata costruita, perché è stata immatricolata nel 88, costruita nell'87. L'anno successivo non ci sarà più questo verde, ci sarà un verde molto più scuro, un po' più cupo, che è il Connaught Green. Però mi piace, no? Perché sì, è luminoso. In questo momento non devo esaminare una vernice fatta da un carrozziere, ma ciò che dovrò giudicare è il mantenimento. Una prima, no? Vernice, il mantenimento di una prima vernice. Per cui prima vernice, 1988, siamo nel 2018. Si è mantenuta veramente bene. La bambolina si è mantenuta veramente bene nei suoi primi 30 anni.
Sì, anche se poi non tira a menare il torrone, che la sua è degli anni 30, capì? Ma del 88. In effetti è vero, Paolo dice anni 30, ma in realtà è più recente della mia. Esatto. C'è una ragazzina giovane. È perfetta in ogni sua parte, mi piace tantissimo vedere le Sprint Classic. Cioè, certo. È un grande errore in una Morgan andare a cambiare il tipo di pneumatico. Assolutamente. Non è facile tenere bene così un cerchio a raggi. Richiede impegno. Pennello. E anche una, diciamo, una moglie paziente, perché vengono puliti sul tavolo della cucina questi. Ah, ecco, quindi hai anche il suo bel gallettone per smontarlo. Il suo gallettone col martello, con la testa particolare apposta per smontarlo. Una cosa che non approvo della Morgan di questa generazione, no? Quindi della 4x4 rivisitata, che non ha più il trattino ma ha lo slash, sì, tra il 4x4, certo. No? C'è questo piccolo particolare, è la scelta di fare il paraurti grigio, alluminio, anziché cromato. Guarda, a dire la verità non è, è un acciaio inox. Sì, però è spazzolato anziché cromato. Beh, la cromatura era un optional che si poteva avere, si prendeva in acciaio normale e si faceva cromare. Sono tutte così. La maggior parte sì. Però è bello vedere che ha i suoi bottoncini, sì, ha le sue borchie, ha le sue staffe in alluminio posteriore piegate, cioè. Inox 1810, sembra la macchina del caffè della Bialetti, no? Vero, o una pentola. Una pentola, di quella che usava la nonna. Bellissima, posizionata perfettamente, Lumax sono i suoi fanalini. Sono i suoi originali. Questi qua chiaramente sono stati messi per le posizioni, ci sono un po' troppi fanali, ma perché al solito quando dobbiamo metterli in strada ai giorni nostri dobbiamo illuminare posizioni, abbaglianti, vendite, insomma le normative rompono le scatole. Poi diciamo che il faro supplementare Lumax dà un tocco di sportività quanto la cinghia dà quel tocco classico e british che ci si aspetta. Ragazzi, da una vettura di questo cinghia, tipo. La cinghia per aprire il cofano io credo che sia una delle cose che amo di più nelle macchine d'epoca. Passiamo oltre, vediamo un po'. Non è la prima targa, l'hai rimatricolata nel 1994. Sì, quando ha cambiato provincia, è passata da Ravenna dal primo proprietario a Siena nel secondo. Però diciamo che in una macchina dell'88 può ancora andarci. Ci sono un po' troppi stemmini, ma questi vedo che è un po' la mania di chi è la macchina d'epoca. Beh, diciamo che hanno tutti un significato, ma non certo, sono messi così ma tanto ma bene. Hanno tutti un significato perché hanno tutti un legame con quello che ho fatto, che ho vissuto in quel determinato periodo, in quel determinato luogo. Bello toccare quello di Goodwood, E anche questo molto male, bello di Silverstone. E quello di Silverstone e poi il Morgan centrale. Questo insomma. È un ricordo, lì prese mio padre in Inghilterra nel 62. Senti, è brutto vedere questo nastro qua, io forse gli metterei una guainetta, è talmente pulita e ordinata che quel giro di nastro sta veramente male. È sempre stato all'origine, vero, possiamo mettere una guainetta. Non lo metto in dubbio, però quel giro di nastro isolante fa proprio, l'ho riparata sì, io nel box. Fa un no? po' poveraccio. Fa un po' poveraccio. Senti, inutile dirti di nuovo che è bella, tra le linee, tra il fatto che il modello è importante, tra tutto, non lo ripetiamo più. Però se ti sei presentato qua tutto figo, no? Con la camicina che non ha un plissé, la scarpettina col ciondolino, la cinturina, guarda, sei più british che mai e non hai dato una mano di Chantecler alla tua bella mano. Ma guarda, ma tu stai venendo all'esame, all'ispezione. Oltre allo Chantecler, una crema tipo Nivea. Ma non la stai usando da due mesi. No, non è vero, la uso, solo che non è facile tirare via perché c'è questa craquelure all'interno, per cui anche se schiacci non riesci a tirarle via come guarda, vuoi. Guarda che noi riusciamo a tirarle via il nero delle rughe. Allora sono curioso di vedere se tu ci riesci. E tu ti sei presentato a Car War senza pensare a pulire il pannellino che è il braccetto sportivo. Non è vero. Aia, aia. Ha pulito il pannellino. C'è una giustizia. La pulizia per il Mauro è fondamentale. La macchina è perfetta, sto vedendo una macchina non deturpata, quindi chi l'ha avuta le ha voluto bene e stiamo sicuramente premiando alto il mantenimento, ok? Quindi a differenza delle altre, questo lo dico perché a casa devono capire un po' le differenze tra una macchina restaurata e una macchina conservata, una macchina dell'88 è facile trovarla conservata, no? Cosa che non accade magari a una macchina del 50. Certamente, indubbiamente. La cosa che non mi piace, e questo lo critico alla Morgan, con tutto che per me è un marchio importantissimo, che guai a chi me lo tocca, è questo impoverimento degli interni. Cioè, il fatto che non intendi abbiano... la componentistica. La componentistica, cioè il fatto della scelta di mettere quegli interruttori di plastica invece di quattro levette cromate, piuttosto che un inserto che rievochi un pochino l'anima al Morgan, mi mette un po' di tristezza. Apriamo il cofano motore. I think it's
Senti, sotto il vano motore sicuramente vediamo una macchina, fammi dire, di nuova generazione, no? Sì, monta, relativamente parlando. Sì, perché monta un Ford 1.6 CVH. Quindi quello che era in utilizzo normale nella gamma Ford negli anni in cui è stata realizzata, è un motore abbastanza brillante con 90 cavalli che sono più che sufficienti per una vettura che non pesa neanche 800 kg, insomma. Qui vediamo la modernità mischiata all'antico, no? Vediamo il rubinetto del riscaldamento che è esattamente come volevano alla scuola degli anni 50. Esattamente, abbinato a un motore che ha fatture sicuramente moderne. Ma certo, come questo collettore. E la cosa che critico a te, come critico a tutti quelli che hanno queste macchinine qua, è che per via del fatto che sotto è moderno dimentichiamo un po' la cura del motore, no? Vedi che trascuriamo il tappo verniciato scrostato, trascuriamo la pulizia, è un difettuccio non tuo. Senti, vedo una bella colata di liquido antigelo che ha fatto arrugginire la cosa, ma purtroppo quello è un lacrima. Difetto e poi è un difetto, sì, quella di questa lacrima. Cosa. Aia, liquido antigelo, colata più ruggine. Una doppietta. Qui facciamo vedere che ribadiamo il concetto della costruzione manuale abbinata ad un motore moderno, quindi gli accoppiamenti come i tubi, le fascette non sono di ultima generazione. 30 anni fa già si costruiva in modo diverso che non negli anni 50, e allora andiamo nelle piccole pecche. Poi vediamo, vedi, l'indicatore dell'olio dei freni che non avremmo mai avuto in una macchina certamente degli anni 50. Quindi questo componentistica in plastica e di alcuni casi. Per cui molto bella la linea, molto bella la ripresa storica, molto bello tutto sotto il cofano, non per colpa tua, e gli interni io qualche punto in meno ai signori Morgan glielo do. È il frutto della costruzione di quel periodo. Dai. Alziamola sotto, anche se essendo così giovane mi aspetto di trovare una macchina a posto. Mettigli il tuo bel cinturone, sì, fallo allacciare a me il cinturone, dai, dammi la cintura che... Guarda che belle, belle. Appoggi qua sopra. Guarda che meraviglia, guarda qua che bel gioco. Infine sulla sua fibbia. Ma uno che chiude il cofano. Tiri forte. E lega la cintura. Così ma come si diverte. Ah, è un piacere. Ma come no? Fa mille miglia questa cosa qua? Fa tanto mille miglia. Sta cintura qua. Il Mauro è innamorato della cintura. Secondo me vince per la cintura la macchina. Il mio asciugamanino per prendere il sole c'è già. Oggi abbiamo lasciato a casa quella con le ruote. Sai chi è meno bella della Fiat del 58 di Domenico? Beh, ma una cosa è restaurarla integralmente, una vettura degli anni 50, un'altra è conservare una vettura costruita come negli anni 30. Fai bene a difenderti, però un po' di coccoline, come beh, le chiamo ma io. C'è un sistema di lubrificazione forzato dove premendo un pedale dall'interno, come si usava allora, a partire dalla Lancia Lambda in poi, si lubrificano ammortizzatori, sì, e resto scocca. Sì, questo è importante, però abbiamo un po' di ruggine alle staffe, un po' di cose che secondo me è ora che tu un sabato sul ponte col pennellino, mi metto lì. Con il pennellino e il ferro, ma non per me, non per Car Wars, per la tua bella Morgan 4.4 dell'88. Senti, per il resto dai, è piena alla posto, macchina conservata, assolutamente, assolutamente... mantenuta, 30 anni e non sentirli. Tu la tieni grigia, fai tutto quello che vuoi, no? Col flessibile, il flessibile mi piace, il silenziatore non mi dire che è il suo. È il suo, è il suo, è originale. O a te o alla Morgan gli metto le mani addosso. È così, è il suo. Perché silenziatore. Lì non puoi mettere una marmita grigia, anziché nera, che si vede come un pugno in un occhio, e di quella forma lì anziché cilindrica. Esce così dalla fabbrica. Sei pronto a giurarla? Sono pronto a giurarla. Sto andando a vedere le foto. Vai su a vederle. Vai sto andando a vedere un altro 88. Vai a vederti le foto su Google. Bene. Questa è la sua marmita originale. Io devo mettere il dito dappertutto. È il tuo lavoro. Per cui voglio andare a guardare. È prima di votarti devo vedere se è quella marmita originale. Questa è la marmita originale. Vediamo cosa dicono i nostri amici. Io so già che cosa dire. Sono al volante. Guardali lì. Sono al volante. Non aspettano test altro. Test drive della Morgan. Cambio un po' duro, concessione praticamente macchina moderna, il motore si sente tutto, è un po' scomoda la guida, con questo volante in piedi si è un po' impiccati, probabilmente fa parte della macchina. Secondo me è abbastanza scomoda da guidare, ma probabilmente è il pregio di queste macchine.
quella di Domenico era piccola, questa è minuscola. Però le Morgan hanno il loro fascino. Volante bellissimo. Muso è lungo, macchina piccola, muso lungo, proprio la classica spider inglese. Sta macchina mi fa venire in mente due cose: lago e aperitivo, però rigorosamente scappottato, che sennò con la cappotta ci morirei dentro. I freni sono duri come pochi, nonostante l'estetica classica. Questo è un po' un dinosauro da fuori, ma in realtà sotto è un'auto moderna. Parabrezza minuscolo, para poca aria, giusto per estetica, giusto per non prendersi qualche moscerino in bocca. Piuttosto rigida e scomoda, però vabbè, uno soffre per il piacere di guidarla. Ero curioso di provare una Morgan. Mai provata, ma le ho sempre ammirate. Test su strada di questa Morgan 4x4, sembra chiaramente di guidare una macchina moderna perché il motore e la meccanica sono sicuramente giovani, e abbiamo rotto le regole a Car Wars invitando una macchina dell'88 in nome del suo storico e glorioso passato. Nulla da dire per quanto riguarda l'estetica, l'abbiamo vista, gli abbiamo girato attorno e hanno fatto sicuramente un capolavoro ed è affascinante da vedere. Un po' meno sapore antico, un po' meno come dire, da batticuore all'interno e alla guida, perché ci regala grande sensazione di guida e grande affidabilità data proprio dalla sua modernità, ma si spegne un pochino il fuoco della passione, quello che ti regalano le macchine a cui di tempo ne è passato tanto sulle ruote. Nonostante questo stiamo parlando comunque di una macchina di 30 anni, per cui 30 anni li ha passati bene, non è mai stata smontata, vuol dire che chi l'ha tenuta, l'ha amata e le ha voluto bene, e il risultato è eccellente. Ha percorso solamente 35.000 km e la risposta di tutto quello che sono organi sterzo, frizione cambio, freni, il contatto al suolo, cigoli che non esistono, insomma abbiamo sicuramente la percezione di una macchina che ci dice portami con te dove vuoi, e questo è sicuramente un grande pregio. Carisma, maestria artigianale e performance, questa è la Morgan che è stata accuratamente esaminata dagli sfidanti di Paolo e dal giudice. Per loro è il momento di votare. La carrozzeria ho dato 80 perché io sono sempre stato affascinato dalle Morgan, secondo me è una bellissima macchina. Anche da dentro si vede la sua linea, il suo muso infinito. La presentazione ho dato 60. Perché mi sembra una macchina abbastanza normale, niente di storica, quasi. Per il resto, bello il colore, bella la vernice, però il resto è normale. Gli interni invece 40, sono rimasto deluso. Praticamente quando ti siedi è come infilarsi non in una bara, però è veramente stretta. Al test drive invece è stato un po' basso, ho dato 50, probabilmente sono io che non sono abituato a guidare queste macchine, che mi sembra di essere impiccato, e allora il volante in piedi un po' così, il cambio un po' duro, però ripeto, è una mia impressione, abituato su altre macchine. Il bistro Bindi rappresenta un punto d'incontro dove coccolarsi e gustare il meglio della tradizione dolciaria italiana in un'atmosfera elegante e rilassata. Dalla prima colazione alla pausa pranzo, dalla merenda all'aperitivo, il bistro Bindi è unico nel suo genere, con torte, monoporzioni, American style, gelati in vaschetta, da passeggio, semifreddi, biscotti, cioccolato, pralineria, creme spalmabili, caffè e infusi, pasta, riso, cereali, conserve, snack salati e vini. Da oltre 70 anni Bindi porta la qualità della pasticceria made in Italy sulle tavole di tutto il mondo. Bindi Dolci e Caffè in Viale della Liberazione 1 a San Giuliano Milanese.
Amici di Car Wars, non poteva mancare anche in questa puntata una vera Made in USA. Ecco a voi la Pontiac Grand Prix. Andiamo a ripassare insieme una vettura che con le sue 7 serie vendute ha dominato la produzione della casa automobilistica americana. Quella di Marco è un'americana DOC, ma non tutti noi la conosciamo. Car Wars è anche questo. L'anno e il modello della sua Pontiac Grand Prix non la mettono in vetta alla classifica delle Pontiac più desiderate, ma il livello del restauro svolto da Marco sull'auto renderebbe preziosa la bruttissima AMC Pacer. La 1976 Pontiac Grand Prix in gara oggi monta un motore 350 V8 abbinato ad un dolcissimo cambio automatico TH400. All'interno troviamo poltrone di gran classe, le sue misure sono sicuramente XXL. Ma riusciranno i muscoli di acciaio della possente Pontiac a mettere nell'angolo le due piccole rivali presenti oggi in gara Car Wars? Marco, tocca a te. Sono pronto. Sai perché ti ho fatto sedere lì? E perché io mi sono seduto qua? Ecco, sentiamo. Perché la prima volta che ho toccato la terra madre, la terra d'America, era il 1979. Ah. Queste macchine erano nuove. È giusto. Tu hai fatto un regalo a me e al mio amico Francesco Cesati, che saluto, che è là, che siamo, la capiamo io, te e altri quattro in Italia questa macchina, ok? Questo split anteriore sì. Era Waterfall Grill, la Bravo. Pronuncia all'americana. Waterfall Grill. Waterfall Grill, che è la cascata. La cascata, giusto. Che è chiaramente la punta di diamante del frontale della Grand Prix di quest'anno. Esatto. Quindi mi hai portato una cosa che io sto qui seduto, tu parla, fa Car Wars, fa quello che vuoi, io rimango a guardare il muso di questa macchina. In effetti era solo del 76. Era una chicca del 76. Sì, sì. Poi dopo l'hanno cambiata e via, però questa era la sua chicca. E vedrai che già a questa trasmissione che adoro, le mie americane le snobbano in Italia, capito? Sei in americana, sei un barbone, ma non sanno cosa si sì, perdono. Per cui cavoli loro con le loro scatolette Bravo. Inglesi, italiane, ecco. Tedesche. Comprate quello che volete, noi rimaniamo con i nostri V8. Figurati questa qua, hai capito? Non capiscono che questo corsivo, questo è un pennello di qualcuno che ha deciso di fare la scritta così. È vero, eh? È vero, stilisti. E orgogliosi by Pontiac. Senti, oltre ad essere un modello fantastico e che mi attrae da morire, queste grandi piattaforme, no? queste slippers, come le chiamano gli americani, forse nella tua si addice perché abbiamo questo J che è il motore 350. Esatto. Al posto dei big block precedenti del 400, pollici, cubici, beh, che fa 6006. Questo è un motore Pontiac, quindi non esiste la definizione small o big, perché è no, sempre big. No, assolutamente, hai assolutamente sottolineato una cosa importante. Però era il più piccolo, no? Il più piccolo della famiglia, ma come dimensioni esterne identiche. Sì, sì, cambia sì. Solo l'alesaggio dei cilindri. Era la famiglia General Motors, ma la Pontiac si faceva i motori, esatto. Per cui era bello così. Tra l'altro fino al 77, quindi questo del 76 è il penultimo anno di produzione. Tu sei stato lì ad andare a cercarla nel 50, che anno? Nel 58. Nel 58, è stato lì, l'hai messa da posto, tutta nuova, dopo, tutta bella fine. Lucida, interni connoli, arriva. Nel 79 con te ci fu che in inglese ci fu mi dicevi che te la sei comprata è di una signora, sono già andato a vedere qualcosa che c'è sotto la sole che adesso passiamo notato, alle telecamere. Bravo. E l'hai rifatta tutta tu nel box? Tutta, sì, sai, passione, la compri da un amico che ti spiega, ti avvicina al mondo delle auto americane e poi dopo dici, ma sì, gli faccio giusto qualche lavoro. Poi i pezzi sono come le ciliegie, uno tira l'altro. Alla fine l'ho smontata tutta. Senti, vuoi venire a lavorare per me? Ti mando una lettera di approccio e al colloquio. Però io costo caro. Ma costi caro, vabbè, però guarda che risultato, più pazienza. Se io ti lascio in officina e mi porti fuori una roba così, siamo già contenti. Possiamo parlare. Senti, la mano del carrozziere? Carrozziere, gli ho portato la macchina sul carro attrezzi, tutta smontata, un pezzo alla volta, la macchina, con le portiere, tutti un pezzo alla volta, me l'ha verniciato un pezzo alla volta e me l'ha ridata, l'ho assemblata io.
hai quindi staccato cofani, porte, gli hai portato la scatola vuota, insomma un lavoro degno dello sguardo, perché insomma si vede che ogni cosa è stata rimossa, c'è una pulizia per quanto riguarda i bordi esemplare. È nuova. Ragazzi, quando voi vedete queste cose, a parte la guarnizione nuova, fortunatamente in America se hai pazienza trovi, certo, e compri, trovi tutto. Qui parliamo di perfezione assoluta, qui parliamo di incastri porte tirati a zero, questa è una serratura smontata e le viti montate sopra la vernice, guardate questi gommini, guardate la cura nel salvare la targhetta, guarda, questi qua... Questi famosi Body by Fisher, che erano i battitacchi americani, introvabili, hanno le sue belle viti, hanno segni di ondulazione perché chiaramente la vite lo schiaccia, però è perfetta. Guarda qua, guarda il bordo dell'interno con la carrozzeria, questa piccola presina e il riscontro. Qua parliamo di un lavoro da 100, ok? Da 100 punti. E facciamogli un giro attorno perché ho voglia di portare le telecamere e far vedere quanto è bella anche a casa. Il cerchio e la gomma perfetti, hai il cerchio originale con la gomma in fascia bianca da un pollice, preciso. Quindi tutto preciso, la gomma è americana, che marca di gomma hai messo? Se non sbaglio è Dunlop. Dunlop, ok, ci stiamo. Made in USA, eh? Made in USA, chiaramente, mai robe cinesi. Cerchi Rally Wheels originali. Quelli sono fantastici. Hai messo un po' di spessore sotto perché era troppo dentro, vero? Sì, perché veramente, sai, gli anni 70 sono erano così, avevano le ruote all'interno, volevano la morbidezza, per cui mettevano le ruote lì. Più le porti verso l'interno, più la macchina dondola, fluttua, per cui ci siamo. Bellissimo il passo ruota, nulla da dire. I fanali mi stanno di originali. Originali, assolutamente, così come tutte le cromature sono originali. Questi sono qualche cosa di incredibile, guarda, i dettagli sono fantastici. Ho curato tutto, anche i singoli adesivi. Ali the Fuel Only, identico all'originale, l'ho fatto rifare ma identico all'originale. Guarda con che grazia che hai montato la targa, Con i gommini. Con i gommini per far aprire quello che è il portatarga americano, che chiaramente è fatto per l'alloggiamento di una targa americana. Certo. Lui ha avuto cura di metterla a cenere, sai che pensavo di farle solo io queste cose qua? Sì, e non sei l'unico. Me la tiravo perché ho detto io, l'unico che monta la ZA con la cernerina per aprirla sono io, per evitare di piegarla, invece ho trovato un fratellino per la strada, complimenti. Questo cofano di dietro. Apriamolo. Ti faccio vedere una chicca. Non l'ho fatto riverniciare dentro perché non volevo togliergli l'adesivo originale. Ma sei da sposare, sei da sposare, eh? Originale, e poi puoi vedere. Sei così ordinato anche a casa, tua moglie e tua fidanzata ti adorerà. Sì, no, la fidanzata mi rimprovera in realtà. Ma dai, guarda com'è venuto, qui guarda. Senti, qua mi criticheranno, ma qua voto alto, non me ne frega un cazzo. Qua voto alto, la macchina è bellissima. Ok? Nota come si chiude, quando chiudi... Non ho bisogno, la sento, sento come si muove, non c'è un slang delle molle, non c'è niente. È la perfezione, non vedo l'ora di guidarla. Bella da far notare anche la ripresa... Le pinstripe, che erano adesive allora, erano... Dimensioni identiche all'originale. Dimensioni identiche, taglio identico, l'hai fatta passare esattamente dove doveva passare. Esatto. È inutile dirti che il colpo d'occhio mi va alla marmitta nuova, al passo ruota nero, alle viti tutti uguali del passo ruota. Cioè, ascoltami, mi stai veramente... Mi stai facendo vacillare. Qui ogni singola vite è curata. Non la sta analizzando, la sta glorificando. Cercando tutte le... Cioè la sta spiegando lui. Va bene. Bello dire a casa che quella panchina posteriore è la sua, è certo significa che probabilmente hai fatto quelli davanti. Quelli davanti sono stati rifatti, erano un po' tagliati. E poi facciamo vedere qualche cosa di meraviglioso. La aletta parasole originale con il suo title originale. Guarda che roba, ragazzi. Questa è tanta roba, Il cielo invece è nuovo e se noti è lo stesso identico tessuto fatto da arrivare dall'America. Sì, c'è qualche imperfezione, ho visto che c'è qualche ondulazione, sai, però, il cielo però nell'estensione è molto difficile, si muovevano, insomma. Ma anche nell'originale, sai. Sì, perché non avevano in realtà non imbottivano un pannello, no? No, non ricoprivano un pannello, ma c'era tirati, dell'aria, sì. Sono solo tirati, erano in sospensione. Sì, con e questo stecche. Fa sì. Andiamo un attimo alla postazione di guida, la moquette, niente, non c'è un acaro. Non sono occhiali, è un microscopio, è giuro. È tutto nuovo. I miei Ray-Ban non sono Ray-Ban, ma sono dei microscopi agli occhi e non c'è un acaro sulla moquette. Andiamo al volante, andiamo alla postazione di guida. Guarda Mauro, ti faccio vedere solo una chicca. Io per smontarla, non essendo un meccanico, facevo foto su foto. Ho fatto
per smontarla tutta, circa 1500 foto, esclusi selfie. Alla fine ho raccolto le 200 migliori e ho fatto il restoration photobook della mia macchina, tutte le fasi del restauro della mia macchina, così come era allora, che vedi era un buon conservato, però puoi vedere la ruggine iniziale. No, ma tu sei il numero uno. E arrivi alla fine, man mano, l'evoluzione si smonta e si rimonta la macchina. Tu qua sei il motore originale. Hai visto che lavoro. Marco, voglio salire. Prego. Tu non hai idea, ribadisco, il mio amico Francesco che ci guarda, segue qua, sì. Impazzisce, lui è all'America nel cuore come ce l'ho io. Pagherebbe per salire e mettere la D della tua automobile. Ti capisco. Francesco, godo io per te, poi te la racconto. L'orologio che funziona. Esatto. Hai notato subito una chicca, che infatti gli orologi sono sempre fermi. L'orologio che funziona, incredibile. Il cruscotto che non ha una crepa del sole. Bravo. Senti, sei attento, tutti i dettagli. Guai. Non dubitavo. Mi piace persino il fatto che tu non abbia ricromato la leva. Non l'ho sostituita, cioè, l'ho solo un po' lucidata quella paglietta. Questa porosità della leva, che spero che la telecamera la prenda, fa macchina del 70, perché si inumidivano all'interno e sì, aggredivano le cromature degli interni, come i bordini un pelino consumati degli strumenti. È tutto perfetto. Perché abbiamo questo bottone? Il precedente proprietario, mio amico Vittorio, gli ha montato gli alzacristalli elettrici, è l'unica cosa che non è originale. Quindi hai tolto la maniglia originale, hai montato gli alzacristalli, però avete avuto la cura di inserire quelli originali. Ha preso delle portiere intere dall'America per prendere meccanismi e queste placchette che sono introvabili. Che bello. Senti, lode al lavoro, ma non mi sarebbe dispiaciuto vedere la maniglia, lo sai? Non mi avrebbe dato nessun fastidio. Quello è vero, però purtroppo mi manca. No, ma non dire purtroppo, perché non è assolutamente motivo di critica, fammi dire. Anche queste non mi disturbano. Purtroppo sono originali. Quindi ho detto lasciamoli così. No, mi piace. Buffo una Morgan, però paragonata a una, a un 5 metri diversi, e mezzo di... Due mondi diversi. È come un terrestre e un marziano. Non l'ho accesa, funziona la radio? Certo, però è una retrofit, è nuova. Quindi l'hai cambiato, ho visto il digitale che non mi quadrava. Stesse pomelli, tutto originali, pomelli, la mascherina e tutto, però è digitale. La cerchiamo? La sua, gliela mettiamo? Ma ce l'ho da riparare, però era soltanto in frequenza AM, sai, qua non senti niente. Ma chi se ne frega? Lo so. Ma chi se ne frega? Apri che c'ho gli anelli, se no ti incastro. Sto ragazzo vuole i voti alti, oh. Questo ragazzo si è proprio preparato a Car Wars esattamente come voglio che sia, hai capito? Hai promosso le mie più fervide aspettative. Qua Mauro, c'è l'impegno di quasi 3 anni. Fai conto che quando l'ho presa non l'ho neanche assicurata, l'ho fermata subito e ho iniziato a farci lavoro. No, ma qui c'è anche l'impegno di ieri, qua sei venuto senza la polvere sul filtro cromato. Sì. Qui ieri tu hai fatto i compiti, quelli che io dico, se viene Car Wars e c'è una voce che si chiama presentazione, arrivi devi preparato. Arrivare così, per cui guarda, fantastico. Voglio far notare a casa tutte le cose originali, dalle targhette, catalyst, guardate, esatto, lì, le ha salvate, comprate nuove con dietro l'adesivo originale GM, quindi bellissimo, proprio originali. La serratura del cofano zincata e staccata, quindi non nera come banalmente fanno tutti. Ogni singola vite, è riverniciata. Vi assicuro che la molla è sempre di un colore diverso, non è mai del nero. Abbiamo la vaschetta dell'acqua col tappo originale, bellissimo, lì non è un tappo ad alta pressione. Abbiamo il compressore dell'aria condizionata che 9 su 10 cambiano e mettono moderno, piatto. Invece no, tu è originale. Ti sei tenuto a quello con il Freon, probabilmente non hai il Freon aggiornatissimo, però... No, è l'R134 nuovo, non l'ultimissimo, però... Senti, qui hai persino cambiato il piantone dello sterzo. Ma in realtà l'ho rigenerato, esatto. Guarda che bello, hai tenuto il colore della pompa originale mettendogli un trasparente per evitare che arrugginisca. Bravo, che per far vedere il colore ghisa. No, sei fantastico. Guardate qua, viti, bulloni. Hai deciso di mettere qualche cromatura insieme al collettore in alluminio e al quadricorpo. Esatto. Giusto un po' di cromature, i coperchiavole cromati erano una cosa comunque originale dell'epoca quelli sul motore Pontiac. Quelli sì, mi piace tantissimo la decisione. Sai che io impazzisco per questi dettagli? La molla di ritorno piccola dentro la molla di ritorno grande. Del carburatore, come l'originale. Voglio che Pascal lo veda, perché quelle sono robe fantastiche, meccanicamente sono dettagli che mi fanno impazzire. Come l'originale, il colore blu del motore è l'originale, su tu sta lì a fare una ricerca. Abbiamo la pompa della benzina a bicchiere capovolto, che è la sua,
e hai tenuto a mettere... Tutto originale, ho dovuto rifare i raccordi per arrivare ovviamente al nuovo carburatore. Beh, vabbè, perché hai fatto un nuovo carburatore. Senti, ho voglia di vederla sotto, perché se è come sopra, yeah. Certo. Domenico, ho sentito un sei da sposare. Allora, addirittura. Allora, allora che andiamo a mangiare. Andiamo a mangiare. Andiamo a mangiare, dai. Ragazzi, vi spieghiamo un secondo solo, l'abbiamo alzata su una parte, non su tutte e due, perché abbiamo la targa che ci impedisce di scavalcare la rampa, però è abbastanza alta per andare a guardarla bene lo stesso. Marco, sono senza parole, ti dico solo 100. Oh, finalmente, qualcuno che se ne intende, che capisce ti e, dico e solo che apprezza. 100. Io spero che Pasquale con la telecamera possa farvi capire il lavoro che è stato fatto su questa macchina, che è... Anzi, fammi dire che quando uscivano dalla fabbrica non erano così. E ripeto, non sono un meccanico, solo un appassionato, perché questo livello ci arrivi solo con la passione. No, questo livello ci arrivi solo se lo fai tu, se non conti il tempo, perché l'abbiamo detto a telecamere spente, se paghi qualcuno per fare un lavoro del genere ti trovi 1000 ore sulla scheda e facciamo fatica, no, a metterle insieme. Eh sì, antieconomico. Se non ne hai fatte 1000 sono 600-700 tutte, non so se le hai contate. No, però ho fatto un lavoro antieconomico, ma dettato dalla passione. La classica berlinona con un bel vuoto, scoppiettante, completamente sgarruppato per via dell'aste bilanciere, ma è il suo suono e la sua bellezza. Sentite, affondo un momento il piede, non so se si riesce a sentire, ha un suono stupendo. È una macchina dal carattere particolare, perché sembra paciosa, ma in realtà basta schiacciare un momento per sentire tutta la possenza dell'otto cilindri americano e tutta la cubatura che, ricordiamolo, non viene mai sostituita da nulla, non c'è nulla, nessun compressore volumetrico, nessun turbocompressore, nessun artificio riuscirà mai a compensare la cubatura, per cui la cilindrata è sempre la cosa più importante. Volante grande anche questa, come si usava allora. Una strumentazione completa, poi dotata di aria condizionata, di tutte le comodità di quelle che erano le personal luxury car dell'epoca, che ricordiamo nascono con la Ford Thunderbird del 58 e proseguono sino a tutti gli anni 70. La macchina è comoda, sembrava difficile da guidare, ma tutto sommato mi trovo abbastanza bene, cambia molto bene, è una macchina enorme, probabilmente va bene per fare lunghi viaggi, belli comodi, il motore gira molto bene, si sente, non bisogna schiacciare molto perché sennò viene fuori tutta la sua potenza, è bella come... Bella anche da guidare. Eccoci qua. Mi sono lasciato trasportare dal bellissimo lavoro fatto da Marco e dalla completezza di tutto quello che è stato il restauro. Ma ritorniamo nella dimensione Car Wars per quanto riguarda il giudizio e la prova su strada. Ho fatto la curva, ho sentito cigolare la cinghia del servosterzo. Sicuramente solamente una cinghia lenta. Stiamo guidando una Grand Prix del 76, una macchina con una struttura 8 cilindri, comodosa, americana in tutto e per tutto. Un po' meno importante il suo percorso storico da oggi a quando sarà, perché non avrà mai un grande valore, dato proprio da questo modello intermedio sia a livello storico e poco interessante per quanto riguarda il mercato dell'auto d'epoca. Car Wars premia l'importanza storica, premia le condizioni, premia il restauro, premia il mantenimento, premia tanti fattori e soprattutto ai due concorrenti che potrebbero non capire una macchina esattamente come la sto guidando io.
Anche la Pontiac Grand Prix non è sfuggita agli sguardi attenti e ai commenti pungenti degli sfidanti di Marco e del giudice. Penna alla mano, è il momento di votare in merito a presentazione, importanza storica, carrozzeria, interni e test drive. Carrozzeria ho dato 70 perché secondo me è bella, messa bene, verniciata bene, le soldare accumature per bene, bella, bella, bella. All'importanza storica ho dato 40, è un voto non particolarmente alto, ma perché sappiamo che questa Pontiac di questo periodo, di questi anni, non ha poi un'importanza storica particolarmente, diciamo, apprezzabile come modello. Test drive ho dato un 50, ma probabilmente perché sono io che non sono abituato a queste macchine così grosse, anche se tutto sommato si guida bene e non dà problemi. Probabilmente è una macchina per lunghi viaggi e ho dato un 50. Agli interni ho dato 50 perché sono degli interni in parte conservati, in parte rifatti in modo impeccabile, ma non hanno un disegno diciamo che possa attirare una particolare attenzione di noi europei, ecco, sono fatti per il gusto americano. Il bistro Bindi rappresenta un punto d'incontro dove coccolarsi e gustare il meglio della tradizione dolciaria italiana in un'atmosfera elegante e rilassata. Dalla prima colazione alla pausa pranzo, dalla merenda all'aperitivo, il bistro Bindi è unico nel suo genere, con torte, monoporzioni, American style, gelati in vaschetta, da passeggio, semifreddi, biscotti, cioccolato, pralineria, creme spalmabili, caffè e infusi, pasta, riso, cereali, conserve, snack salati e vini. Da oltre 70 anni Bindi porta la qualità della pasticceria made in Italy sulle tavole di tutto il mondo. Bindi Dolci e Caffè in Viale della Liberazione 1 a San Giuliano Milanese. Siamo quasi, ognuno dei concorrenti ha espresso il proprio giudizio in merito alle auto in sfida. Resta da assegnare il bonus di 50 punti per la meccanica migliore, ma questo è l'arduo compito che spetta esclusivamente al giudice di Car Wars. Ragazzi, siamo a un paio di passi dalla fine di questo contest. Abbiamo l'amico Domenico con il pezzo di storia di oggi, è la sua, una Fiat del 58, vera, pura, confezionata a dovere. Abbiamo l'infiltrato con una macchina dell'88 e un vestito del 36, che è Paolo con la sua Morgan 4x4. E Marco, che se avesse speso tutto quel tempo lì su una macchina con una valenza storica diversa, poteva veramente mettere un gettone ai primi della classifica. Vediamo che cosa succede, andiamo al tavolo. La sfida è terminata, i giochi sono fatti. Ora per i tre concorrenti è il momento del confronto finale. Domenico, Marco e Paolo scopriranno i giudizi dei propri avversari, nonché la classifica parziale. Ma per scoprire il vincitore di questa puntata di Car Wars servono ancora i preziosi voti del giudice, che potranno confermare o ribaltare il risultato. Vediamo! Allora ragazzi, siamo al tavolo, vi siete votati. Voglio ricordare a voi a casa che il provvisorio, primo, secondo, terzo della puntata di oggi, lo avete votato voi. Il punteggio che leggeremo girando i vostri libri e quaderni che andremo a commentare è per adesso stabilito da voi. Io direi di far girare, ma partiamo dall'americano, dai. Vediamo cosa succede. 570. Tu hai un bel 570, fammi vedere un po' cosa ti hanno dato. Importanza storica, 40. Chi te l'ha data l'importanza? Se, Paolo ti ha dato 40 di importanza 40. Storica. E beh, è anche giusto, perché alla fine è un'auto che non è che ha un passato così tanto glorioso, anche se comunque la Grand Prix ha fatto le sue diverse generazioni. Sì, sì, però non questa, per cui sono d'accordo, esatto, sul voto basso sia di Paolo che di Domenico. Lui ti ha addirittura dato 30, che è un 3 da 0 a 10. Però lui è intenditore. Però quindi lui è un grande intenditore, presidente di un club. Quindi, e chiaramente la tua macchina abbaglia per quanto riguarda le condizioni, no? Mi ha entusiasmato perché poche macchine
le ho viste fatte così bene, l'ho detto durante il censimento sotto le telecamere, te lo dico ora: se avessi speso tutte queste energie su una macchina più importante saresti stato gloriosamente premiato. Errori di gioventù. Invece così ti devi accontentare degli errori di gioventù, che è un bello accontentarsi, vero. Poi abbiamo Paolo che ti ha dato 80 di presentazione, quindi ti ha premiato per come sei venuto, 60 Domenico che avrà un suo modo e metro di misura per giudicarlo, ti hanno votato bene la carrozzeria, Benino gli interni e 6 a 570, vediamo invece Paolo cosa dice. Io ho 600. Quindi già sei più amanti di... Sì, a dire la verità più di quanto pensassi. Domenico ti ha dato 60, giustamente, perché la tua macchina gode di un grande interesse storico, quelle precedenti, no? Tu hai una 1988, sei infiltrato, quindi mi merita tutti, un 60. Tutti sposiamo il marchio Morgan, però non è la tua quella che dovrà avere le glorie e gli onori del passato, ok? Quindi ti ha dato 60. Stessa cosa ti ha dato l'amico Marco, 60 punti, 60-70 per la presentazione, sono stati proprio sopra la sufficienza, carrozzeria 70, che credo che, come magari andremo a leggere dopo nel mio voto, non sia un 70 per le condizioni che dovrebbero essere premiate con un voto più alto, ma perché è facile, a 30 anni è conservata ed è più facile, quindi credo che sia più un voto legato al mantenimento che non al fatto che qualcuno gli abbia messo le mani. Dico male, Domenico? È vero, no, è così. Quindi hai tu con la Morgan sei a 600. Fammi vedere l'amico Domenico dov'è. 690. Guarda come ti hanno premiato. Vedi il ferro e la maniera come te l'hanno premiato bene. Guarda. Hai avuto due colleghi. Avete fatto una votazione, l'ha detto prima Franco, telecamere spente, lo ribadisco io, molto bilanciata. Cioè, ho partecipato ormai a 6, no, di queste piccole edizioni e ho sempre visto voti abbastanza criticabili, o in alto o in basso. Invece la lettura di oggi mi sta dando soddisfazione, mi piace. Quindi fammi vedere, tu hai 690 e sei primo al tavolo, Domenico. La mia scheda è ancora da leggere. Io adesso ringrazio loro. Sei primo, poi vedremo. Vediamo che cosa succede. Meritato. Sono stati anche loro indietro con l'importanza storica. Forse ti meritavi un mezzo punto in più, però chiaramente è una paperina, non ha un interesse sportivo, nulla. È una Fiat americaneggiante. E sicuramente con una bella linea, però votata 6. Presentazione 60-70, carrozzeria 70-70. Io la carrozzeria forse ti ho dato un pelino di più, ma dopo andiamo a leggerla. Forse è quel colore metallizzato troppo moderno che non convince, cosa dici? È la sua, eh? È la sua, era fatta così. Allora, no, quella vernice lì la usavano sull'8V, il V8 della Fiat, aveva quel colore lì. Il codice colore, lo smalto. Il codice colore, smalto, e la Leclerc l'ha fatta così. Perfetto, ti hanno dato 80-70 per gli interni, 70-80 per il test drive, quindi è piaciuta da guidare. È piaciuta. Sì, era molto piacevole in effetti. Tu che hai comprato un'americana super comoda, hai guidato due... Quello è un divano soffice che ti porta in giro a passeggio. Però quella di Domenico mi ha sorpreso, perché comunque è una fine anni 50. Io non ho mai guidato una macchina anni 50. Ero preparato al peggio, invece è stata molto piacevole. Sapevamo fare le macchine bene. Sì. Senti, invece hai guidato anche la Morgan. Hai un confronto con una macchina diversa. Che avevo tanta voglia di provare una Morgan e l'ho trovata un po' più scomoda, un po' più rigida, più sportiveggiante, come è giusto che sia. Però in quel caso nella guida ho premiato un pochino di più quella di Domenico. Senti, invece sono curioso di sentire da te il commento sul drive automatico dell'americana e sulla sportivetta dall'amico Domenico. Allora, per quanto riguarda l'americana, va considerata per quello che è una vettura che è stata fatta per fare tanti chilometri comodamente, no? Quello per cui un anglofilo come me potrebbe essere disposto ad acquistare una macchina come la sua è il suono del motore. Il suono del motore, che è veramente meraviglioso. Veramente e invece meraviglioso. La macchina di Domenico? Per quanto riguarda la tua, l'ho trovata meglio, cioè più facile da guidare di quanto pensassi. Il cambio già sincronizzato, un'escursione della leva comodo, non troppo stretta all'interno. Ti assicuro, Paolo, che se tu provassi una Morgan del 50, prestazioni a parte, che gli inglesi erano rivolti alla sportività, do più punti alla Fiat di Domenico, che è una Morganina del 50.
perché erano più dure, più certo, indubbiamente, sali, molto più spartane. E guidi una meccanica, secondo me, proiettata 20 anni avanti. Sì. Eh? E d'altra parte abbiamo inventate noi le macchine, c'è un bel dire. Sentilo, ma senti cosa, un bel dire, senti cosa dice il presidente. Senti cosa ma dice il presidente del Classic Club Italia, le abbiamo inventate noi. I migliori carrozzieri li abbiamo avuti noi, insomma, dai, basta. Ragazzi, sono curioso di vedere come va a finire perché non ho la calcolatrice nella testa, voglio fare le addizioni e voglio andare all'automobile, alle automobili, per vedere chi sale sulla gomma più alta del Dodge Ram, che è il podio di oggi. Allora ragazzi, vi siete votati al tavolo, abbiamo letto i punti e vediamo sul podio, che non abbiamo mai avuto prima della sesta puntata, a 570 punti, l'amico Marco. Il podio numero 3 è quello. Questo. Vai, vediamo cosa succede. Grazie. Ce la faremo. Con 600, i tuoi concorrenti ti hanno dato 600, sali al numero 2. Ed è chiaro a questo punto che l'amico Domenico sale nella parte più alta. Adesso ti dico tra poco se è confermato oppure no. Scendo. Quindi sali. Adesso salgo, poi scendo. Intanto non ti fare male, mi raccomando. No. Guarda come ti sta bene l'uno sulla pancia. Va che bello. Guarda come bello. Stai bene. Cosa succede a questo punto? Che vi ho dato il bonus per la meccanica ed io, ragazzi, mi sembra di averlo manifestato durante il controllo, ma l'ho data a Marco. Se l'è svitata, riavvitata, l'ha fatta nuova com'è. Passa al secondo. Grande. Fila, dagli il numero 3 a lui. Mi spiace, Paolo. E passi al numero 2. Ovviamente. Guarda che sto bel fingendo. Mix. La classifica finale rimane invariata perché siamo a 1500 punti con lui. Con la mia scheda tecnica. Ti sei beccato poco storico. Macchina dell'88 infiltrata. Con 1045 confermiamo il secondo e con il bonus di meccanica rimane dove si trova. Al secondo posto con la Pontiac del 76. E tu super votato, quindi per quanto l'abbia smontata bene, per quanto mi sia piaciuta, per quanto possa aver fatto, ho sbagliato tipo di macchina. Doveva fare il lavoro su una macchina di valenza storica più importante. Siamo a Car Wars, vince la tua Topolina del 58, Topolina vezzeggiativo, non è la macchina. Va benissimo, è una va 1200, benissimo. 58 trasformabile e ti aggiudichi il primo posto di Car Wars. Grazie. Ragazzi, grazie di aver partecipato a Car Wars, sesta puntata, primo girone chiuso, ci vediamo alla settima ed ultima per l'elezione del vincitore. Grazie. Ciao. Il Bistro Bindi rappresenta un punto di incontro dove coccolarsi e gustare il meglio della tradizione dolciaria italiana in un'atmosfera elegante e rilassata. Dalla prima colazione alla pausa pranzo, dalla merenda all'aperitivo, il Bistro Bindi è unico nel suo genere, con torte, monoporzioni, American style, gelati in vaschetta, da passeggio, semifreddi, biscotti, cioccolato, pralineria, creme spalmabili, caffè e infusi, pasta, riso, cereali, conserve, snack salati e vini. Da oltre 70 anni Bindi porta la qualità della pasticceria made in Italy sulle tavole di tutto il mondo. Bindi Dolci e Caffè in Viale della Liberazione 1 a San Giuliano Milanese. I get no-